da Lamezia. E lo voglio dire pubblicamente perché non sono abituato a assumere la responsabilità di quello che dico. Nel corso della riunione che ne abbiamo avuto, io non ho sentito spendere una parola, chi che sia, sulla Locri. Pure sui giornali si era sentito il problema dei rifiuti, l'intervento con il prefetto, quanto c'è mezzo l'intervento fatto tramite Raffa con il commissario Maranghi, eppure mi sembra che questa zona non esiste. O si è tenuta volutamente sotto una cappa così oscura per delle situazioni che sono poco comprensibili o che evidentemente non vogliamo comprendere. Noi in qualche maniera da questo tipo di situazione dobbiamo uscire e ne usciremo assolutamente compatti, senza fughe in avanti, senza fughe all'indietro, e non, e questo se io me ne accorgessi sarei il primo che farei un passo indietro, se questo tipo di sofferenza la nostra gente fosse un poco pilotata dal punto di vista politico. Io vedo che Ilario, pur nel suo sfogo duro sul giornale, è stato indotto da chi molto probabilmente doveva fare un attimo di riflessione prima di scatenarsi in maniera così critica sui sindaci, senza avere avuto, secondo me, l'opportuna conoscenza di quello che si stava facendo. Anche io ho avuto questo momento di estremo malessere e di estremo disagio. Anche io ho mandato il mio messaggino al Presidente dicendo: stiamo cercando di ragionare, stiamo cercando di fare un percorso che sia più possibilmente condiviso, è un percorso che ci veda, o questa volta andare vicini quantomeno. Ma capito, siamo in un'area che non può avere altra vocazione se non vocazione turistica, e a mare si va un giorno sì e un giorno no, a seconda se siamo così fortunati di avere un vento di ponente che ci permette di avere il nostro mare ancora pulito. Ma allora io mi domando come caspita possibile aver avuto, con tutto come è possibile aver avuto il cambiamento? Perché il problema di Siena è un problema di Roma, il problema di Monastelaccia è un problema di Bavolino. Se Bavolino è un problema, mi sento un problema io. Come se ce l'ha Monastelaccia, il problema di della sindaco Lanzetta deve essere un problema. Noi queste solitudini non le dobbiamo spezzare. O la spezziamo in maniera condivisa con quelli che sono gli organi sopra di noi, oppure la competenza intorno a noi per condurre una battaglia di legalità, che è di crescita sociale. La battaglia di legalità non è soltanto la battaglia della 'ndrangheta, e né questo paese, questa fascia può essere tenuta nell'abbandono totale con la scusante di un problema che purtroppo c'è, che stiamo cercando di affrontare, che è il problema della 'ndrangheta. Ma non è solo 'ndrangheta, c'è il problema della discarica dei Tessignani, è una vergogna. Non si può intervenire su un problema di 160.000 euro e lasciare le nostre comunità in questa situazione, perché io oggi sono passato da poco, perché sono dovuto andare, ahimè, in ospedale. Io non so con quale coraggio affronta la quotidianità il mio amico Lombardo. Sicuramente per responsabilità non sua, ma la situazione di Europa, la situazione di Guzmano è una situazione terribile, e io ho fatto solo di Guzmano. Cioè, queste cose non possono essere disconosciute, non possiamo non avere un aiuto. Cioè, non si può, io non posso avere il problema della scarica con il consortile, quando mi scoppio in un centro devo essere lasciato da solo. E avere avuto la fortuna di poter trovare qualche decina di migliaia di euro per intervenire nell'immediato, non è possibile. Non è assolutamente possibile. Perché se no la strada sarà quella veramente della divisione in massa. Non è uno spauracchio, secondo noi. Al di là delle varie difficoltà che ognuno di noi può avere, chi più, chi meno, per gestione più o meno accurata per momenti di contingenza. Cioè, siamo in un momento in cui dobbiamo capire. Siamo da soli, andremo avanti da soli, non speculando politicamente, ma cercando di risollevare le sorti di questo territorio. Però,